sia che dobbiate convertire un'immagine a colori in bianco e nero o che vogliate tenere la versione a colori, è spesso una soluzione molto importante e intelligente quella di stabilire quali sono i valori massimi del nero, ossia delle ombre assolute, e del bianco, e quindi delle luci più alte, all'interno della vostra immagine. Per quanto riguarda il nero, il problema non si pone quasi mai. Quando invece dobbiamo andare a trovare il punto di luminosità più alta, quindi prossimo al bianco, e non abbiamo effettivamente un elemento di bianco puro all'interno della nostra immagine, le cose si fanno un po' più complicate. Ecco quindi come possiamo risolvere facilmente questa problematica. Tutto quello che dobbiamo fare è applicare un livello soglia, un livello di regolazione soglia, e portare alla massima escursione verso sinistra il nostro cursorino. Poi piano piano andiamo a scoprire le prime aree di nero che si presentano. In questo caso la zona dominante di nero che si presenta potrebbe essere proprio questa, per cui facciamo una piccola analisi a ritroso. Ok, effettivamente o questa o questa. Facciamo la stessa cosa sul lato opposto del livello di regolazione e andiamo a svelare quali sono i punti di massima luminosità che incominciano ad apparire. Questo ci sembra quello più plausibile, o quello in alto o quello in basso anche, e una volta fatto questo non dobbiamo fare altro che spegnere il livello di regolazione soglia, andare nuovamente sul pannello delle regolazioni, scegliere le curve, con la pipettina del nero andiamo a selezionare quel punto di nero assoluto che incominciava ad apparire sul livello soglia, e andare poi a individuare, a recuperare con la pipettina del bianco, col contagocce del bianco, uno dei due punti che abbiamo notato essere corrispondenti al punto di bianco massimo, quindi quello relativo alle alte luci. Vedete come è cambiata drasticamente l'illuminazione della nostra immagine, il tutto senza fare troppa fatica, senza usare chart esterne, soprattutto in pochissimi click.